altro me l'ha passato il mio papà, Vittorio, che era un commerciante, e non faceva l'attore perché con 5 figli forse avremmo avuto delle difficoltà, faceva il commerciante di granaglie, però lui avrebbe desiderato molto fare l'attore e a quei tempi, che erano tempi, oserei dire sì, forse migliori come di quelli di adesso per fermento culturale, perché nella mensa dei Bismara, a Casatenovo, c'era un centro culturale, Brianteo, che faceva scuola di teatro, a cui partecipava mio padre, e spettacoli memorabili come Il gruppo della Rocca per l'Uomo di Fumo, piuttosto che Il sogno, insomma, venivano spettacoli nella mensa di Bismara, per dire. Qui la mia telefono lì, rispondo, Streller ti vuole sentire per il campiello, al che io, altra botta, metto giù il telefono, scoppio a piangere, i miei fratelli, cosa c'è, cosa non c'è, dico Streller mi vuole sentire per il campiello. Allora vado a fare anche questo provino. Il campiello è un'opera in dialetto veneto del 700 in rima, per cui ovviamente io non capivo una mazza, leggendo così da primo acchito. E gli ho preso la battuta più lunga, che era quella di Gasparina. Gasparina era il personaggio che parlava con la Z al posto della Z, e diciamo era quella più stronza di tutte, no? E allora c'era un momento in cui si arrabbiava con suo zio, no? Ah, che cazzo, barba, lo capiti, ragazzi, è matto, se disse cose, se farà sentire. E gliel'ho fatta, sbagliando, e lei mi fa, no, tu non sei una stronza, tu sei una che butta fuori, fammi Lucietta. E poi appunto sono stata in bilico veramente se fare la sostituta o Lucietta, e poi alla fine mi ha dato la parte di Lucietta, e da lì ho cominciato. È stato per me chiaramente una fortuna tripla, quadrupla, non so, perché non è solo iniziare col miglior regista d'Italia nel miglior modo possibile, ma è anche proprio un faro di serietà, di capacità, di profondità. Per esempio quei costumi che vedete, quei come dire, gli abiti bianchi, anche lì come dire, sono una ricerca, perché all'inizio avevamo dei costumi di prova e poi prova dopo prova è lui che ci ha come tolto via le cose superflue, lasciando i sottoabiti bianchi, semplicemente con uno scialle. Io ce l'avevo arancione, un altro ce l'aveva azzurro, no? Gasparina ci aveva solo il tricorno per le scarpe da strafiga, mentre noi avevamo chiaramente le ciabatte. E per dire, e poi il campiello era in assoluto una sinfonia, perché è tutto, no? È tutto una musica, è uno spettacolo corale, no? Pute, che mi dà l'otto, se vuoi a Vetturina, sono venuto di mattina, siamo d'inverno, però questa somma, sono di carnevale tutto per voi, piano, che per pregare, pute, che mi dà l'otto, che viene a comandare, sorsetto, sono famiglio, è il mio besto, cioè, è una cosa pazzesca. Questa sobrietà classica, granitica, come si ottiene? Come è possibile? Allora, intanto ho 60 anni e allora si ottiene, come dire, lavorando per tutto questo tempo, ma avendo, cioè partendo da quel, come dire, da quell'affascinazione,
da quell'emozione che io ho provato e che era estremamente mia, profonda, intima, umana. Cioè io faccio questo mestiere per questa partenza che non ha niente a che vedere con la fama, il successo, la voglia di stare davanti agli altri o di mostrarsi o di pavoneggiarsi. Poi dai maestri, appunto citavate il maestro Strehler e poi io ne ho avuti tanti, insomma, Strehler, Castri, Rocconi, Vitesse, Stein, esatto. E allora voglio dire questo perché io sono nata col teatro di regia. Il teatro di regia nelle sue espressioni più alte sono artisti come Strehler che hanno un profondissimo rispetto di Goldoni e, come dicevi tu prima, una cosa che all'inizio sembra turco, non capisci una parola, e poi non solo entri ma capisci tutto e parla di una comunità. E allora c'è una, come dire, ricerca dell'espressione di quel pezzo di arte che è il Campiello di Goldoni e di usare al meglio quella materia in quel momento. Come io dico sempre, nel momento in cui faccio questa cosa di stasera è una cosa, nel momento in cui io faccio i tragici greci è un'altra, dove faccio Riccardo II, dove c'è una lingua assolutamente retorica, è un'altra ancora. Adesso leggerò Penelope e lì, voglio dire, è tutto, ma sempre però quello che mi hanno insegnato è questo rispetto assoluto del testo, dell'autore, di essere al servizio, ma non solo di essere al servizio, in più di essere in un ensemble. Cioè il teatro ha senso perché è una comunità che sta sul palco, che parla un'altra comunità, per cui anche lì, per esempio, questa dimensione molto italiana del primo attore, no? Di essere più bravo, più figo, è una stronzata, cioè non è interessante. Interessante è: abbiamo questa materia, cosa serve a questa materia per essere comunicata alla gente? E allora lì c'è tutto, in questi 60 anni, l'esercizio dell'uso della voce, dell'uso del corpo, dell'allenamento di tutto questo, ma anche di una maturazione umana che appunto mi permette di trasmettere queste cose. Io sono strumento che col mio sentire, la mia pancia, il mio cuore, la mia testa, i miei sentimenti, io mi devo tenere aperta e capito? Per trasmettere alla gente. È così, non posso stare davanti come ci sono tanti attori che invece sono sempre uguali perché agiscono un virtuosismo che li connota o li riconosci. E invece io credo profondamente in questa dimensione sociale del teatro, civile e umana, profondamente umana. Ripeto, il teatro è l'unico luogo ancora dove ci è permesso di, in un dato tempo, luogo, spazio, senza nessun disturbo, sviluppare insieme pensieri, emozioni, svilupparli. E questo è una cosa che, quando funziona come in questo spettacolo, diventa un'esperienza. È qualcosa che va al di là del bello, brutto, giusto, sbagliato. È una cosa che ti riconnette al tuo essere umano nella maniera più completa, più forte e più necessaria. Capito? Ti risveglia, non so come dire, in un tempo così tragico che è il nostro, voglio dire, dove siamo parcellizzati, separati, tutti inscatolati con sto coso che ci abbiamo sempre davanti e non ci guardiamo più negli occhi. Questa cosa è salutare, questa cosa è necessaria, questa cosa è una valvola
non solo di senso per recuperarlo, ma proprio come comunità. Questo secondo me è un altro punto importante, che questi grandi, in ogni caso, ripeto, erano al servizio. Strehler era al servizio di Goldoni, non usava Goldoni per farsi bello, non so come dire, proprio faceva il giardino dei ciliegi, era al servizio di Chekhov, capisci? E poi dopo, attraverso la sua arte, il suo lavoro, certo, veniva fuori tutta la sua capacità, no? la sua genialità, il suo essere artista, ma al servizio di un altro, perché anche questo, il teatro, e questo devo dire, ovviamente con Strehler ho fatto un'esperienza, e poi devo dire che per me la più profonda e più proficua è stata quella con Peter, perché Peter in Germania, a Berlino, ha creato la Schaubühne, che è l'unico teatro autogestito, dove veramente gli attori, i tecnici, tutti decidevano cosa fare, chi lo faceva, cioè era un impegno micidiale, e lui in particolare, Peter, è stato capace di, come dire, passarci a noi italiani, che siamo tutti galletti e tutti, diciamo, primattori, invece passarci questo valore dell'ensemble, ripeto, di giocare insieme, di essere tutti partecipi e tutti al servizio di uno stesso scopo, ma veramente creando anche delle amicizie, dei rapporti umani.